Buongiorno a tutti, sono il professor Piero Glanzi e sono del Politecnico di Milano, insegno un corso in videogame design and programming, questi sono alcuni dei miei studenti e siamo venuti qua per mostrarvi alcuni dei nostri giochi, alcuni li abbiamo mostrati ieri. Il corso è un corso della laurea in ingegneria informatica, tenuto al primo semestre della prima laurea del primo anno della laurea magistrale. La cosa particolare del corso è che è gemellato con un corso di online game design dell'Università di Milano, quindi i nostri studenti possono prendersi uno che l'altro, i loro studenti possono prendersi uno che l'altro. Infatti qua abbiamo lui e lui che sono dell'Università di Milano e lui che è dell'Università di Milano, mi si nasconde, e abbiamo loro due che sono del Politecnico e che stanno seguendo adesso al secondo semestre il corso di là, quindi insomma abbiamo un po' una cosa integrata. Il corso è molto breve, dura 30 ore di lezione pure più 20 ore di interventi da parte di persone invitate, fra cui aziende che avete trovato qua. Lo scopo del corso è sviluppare una demo di un videogioco da un'idea originale. I gruppi sono formati, i giochi che vedete sono sviluppati da al massimo 5 programmatori, molte volte di meno perché iniziano in 5 e poi restano in 2, in 3, e da un numero imprecisato di artisti, grafici e musicisti. Praticamente ogni anno gli studenti sottomettono delle loro idee, si votano, nessuno le decide se non la maggioranza, quindi quest'anno ad esempio abbiamo avuto 65 idee di videogioco, 52 persone potevano votare, chiunque può votare, se volete votare anche voi basta che mi diate il nome e vi metto nella lista. Abbiamo selezionato 8 idee e gli studenti che hanno proposto l'idea selezionata sono diventati i team leader. Tutti i giochi che vedete sono stati sviluppati da ottobre 2012 a gennaio 2013, mentre gli studenti facevano anche altri corsi. E adesso ve ne mostriamo 4 sviluppati durante il corso, poi abbiamo aggiunto anche 2 che abbiamo sviluppato 2 weekend fa durante l'Udum Dare, giusto per darvi un'idea. Prima trailer. Sì. Basta che... No, ci parlo solo, però. Ora, io sono Fabio, il nostro progetto è Ion Effect, penso anche Windy Bolt qualcuno già lo conosce, è un gioco puzzle game basato sul salto nel tempo e sul fatto di non creare paradossi spazio-temporali mentre contemporaneamente si cerca di aiutarsi per superare il livello. Questo è un teaser trailer che abbiamo realizzato registrandolo dal vivo per la presentazione al Politecnico di Milano dopo 3 mesi di lavoro sul progetto e sempre bello da rivedere, giustamente. Christian ha collaborato con me a livello di programmazione, siamo 2 programmatori, abbiamo un grafico, Joel, che ha lavorato con noi per alcuni concept art, abbiamo vinto un concorso con Yuga in Studio, che è uno studio giapponese per la parte audio, e lavoriamo insieme adesso su questo progetto. Dicevo, il gioco è un puzzle in prima persona in 3D, sullo stile di Portal come giocabilità. L'obiettivo del gioco è utilizzare la macchina del tempo per recuperare la propria assistente che è stata rapita insieme a voi e fuggire dai laboratori in cui siete stati imprigionati. Hai altro da dire? Questo dovrebbe essere il salto nel tempo che abbiamo fatto. Queste sono alcune scene tratte dal prototipo molto grezzo che abbiamo senza grafica perché ci manca un modellatore 3D che stiamo cercando, quindi se ci sono veniteci a trovare nello stand del Politecnico dentro quella stanza là in fondo. Veniteci a trovare, provate, ci servono molti feedback su questa meccanica abbastanza incasinata. Avanti, prossimo.
Una nota di colore, il trailer è stato registrato durante un sabato e una domenica quando non c'era nessuno in giro per il dipartimento, quindi avevamo le chiavi di accesso, però c'erano degli operai, quindi c'erano gli operai che guardavano con due occhi spalancati così mentre gente armata girava per il Politecnico, era una cosa veramente particolare. Sì, devo fare un annuncio tecnico. Vai. Scusate, annuncio tecnico, senza che scappate tutti, però là dietro c'è la birra artigianale gratis, non è chi si alza adesso sarà punito, quindi no, me l'hanno chiesto, comunque offerta da Ice Before Developers, birra buona, prego. Scusate, adesso dico che anche c'è da mangiare gratuito, così adesso non ci sta più nessuno. The Reason è un gioco che abbiamo sviluppato presso il Politecnico di Milano, è nato come un adventure, per un adventure horror pensato per il touchscreen. Per ora il prototipo l'abbiamo sviluppato su PC e, come avrete notato nel video, il giocatore guida il protagonista usando soltanto una luce, non controlla direttamente il personaggio, ma spostando la luce il protagonista segue sempre questa, e i nemici rappresentano ciascuno un suo pensiero negativo e lui deve cercare di scappare da tutto ciò, arrivare verso la luce alla fine di ogni livello. I mostri hanno ciascuno caratteristiche diverse, il giocatore non può sconfiggerli direttamente, ma deve usare le loro meccaniche di gioco specifiche per imparare a scappare o a sfruttarle per far uccidere i mostri tra di loro. Il gioco è ancora in sviluppo e lo rilasceremo prossimamente per i tablet. Grazie. Buongiorno, noi siamo già partito. Sì, lo facciamo dopo. Ok. Prisma è un platform 2D abbastanza classico. Il minatore rimane intrappolato in una caverna, trova una pietra che è appunto il prisma, che gli permette di alterare lo stato, diciamo, della caverna tramite della luce colorata. E la particolarità è che la caverna illuminata di luce colorata cambia, diciamo, meccaniche, quindi il minatore può ad esempio attaccarsi a un muro che diventa, diciamo, magnetico, potrebbe scivolare lungo una roccia che diventa acquosa. Inoltre un'altra particolarità è che i colori possono essere combinati, quindi all'inizio il giocatore dispone solo di tre colori primari, ma poi questi diventano sei colori uniti insieme, e quindi ci sono vari modi per risolvere anche uno stesso livello in base ai colori che sono disponibili. Questo è un esempio fatto durante i tre mesi, noi siamo cinque programmatori, nessun grafico si vede, diciamo, più la collaborazione di una persona che ci ha fatto la musica. Thank you.
noi siamo nella stanzetta di Sparte come gli altri gruppi, quindi se volete venire a provare venite, siete benvenuti. Ciao a tutti, io sono Michele Pirovano, vi presenterò Xenophonic, che è il gioco che ho creato durante il corso di Video Game Design and Programming. L'idea del gioco è nata dal fatto di creare un gioco che trattasse di musica ma senza fare un rhythm game. E questo è il risultato. Clicco ovunque, qui. Ce l'ho fatta. Sì, perfetto. Qui la musica è velocizzata perché era un trailer di speed gameplay. In questo gioco si utilizza lo strumento che vedete qua in basso per controllare i piccoli Xenos che si muovono all'interno del livello e devono risolvere dei puzzle fisici. È lungo perciò parlo intanto. Si tratta di 50 livelli, è stato creato con Unity 3D e lo sto per pubblicare per iPad, infatti il sistema di controllo è pensato apposta per giocarci su iPad con le dita. Livelli bonus, ecco. Ah giusto, dimenticavo, è possibile provarlo lì in fondo dove ci sono tutte le frecce che puntano al Politecnico un poco prima. Finiamo con due giochi, ma sono due giochi che abbiamo sviluppato 2 settimane fa durante il Ludum Dare, dato che di solito ci piace anche trovarci dopo per fare varie cose e questo è stato uno dei nostri weekend passati insieme. Ce n'erano 3, però in realtà uno dei gruppi non è qua, quindi... Vabbè, parlo in testa. Questo è un gioco che abbiamo sviluppato in 72 ore, è un gioco in cui il personaggio controlla quel pallino nel centro e ci sono varie forme geometriche che hanno diversi comportamenti, per esempio il triangolo cerca di ucciderlo mentre altri gli girano intorno, cercano di avvicinarsi e l'obiettivo è attaccare tutte queste forme geometriche a quell'oggetto lì che lo chiamiamo i porti e alla fine del livello uscire e andare in un'altra stanza. Il tema del Ludum Dare era minimalismo, infatti abbiamo usato uno stile tipo quadri di Mondrian per generare livelli casuali e questo stile minimalista con forme geometriche, colori semplici. E l'abbiamo sviluppato io e Gianluca qui e basta, prossimamente quando finirà il Ludum Dare sarà rilasciata una versione enhanced con più cioè quello che non siamo riusciti a fare in 72 ore lo finiremo. Ok, sono pronto. Perfetto. Ok, questo è un gioco invece che ho creato io con alcuni amici per il Ludum Dare, ancora tema minimalismo e... Ah, ok, va bene. Ecco qui il video, stavolta è più corto, ve lo dico. Si tratta di un horror minimalista e l'unica cosa che bisogna fare è trovare la lampada e accenderla o spegnerla. E fine. Ecco qui. Potete giocarci online, cercare di fare l'high score, battere un mio amico. Lo scopo l'ho detto è prendere la lampada, fine. Fine. I mostri li scoprirete pian piano e via. Grazie a tutti ancora.
Questi sono alcuni, soltanto alcuni dei nostri giochi, altri sono online, altri potete chiederci di averli perché ce li abbiamo in giro. Se volete venire, basta che date un po' di soddisfazione ai studenti, giocate, giocate, giocate. Grazie mille, ciao!